Bene, buonasera a tutti. Siamo al penultimo appuntamento del ciclo di conferenze Istruzione e Scuola in Arezzo dal Medioevo all'età contemporanea, organizzato, come ormai saprete, dalla Società Storica Aretina con il patrocinio del Comune. Oggi pomeriggio con Maria Pepi ci occupiamo dell'istruzione prescolastica dagli asili nido alle scuole dell'infanzia, un argomento che in questo ciclo era già stato trattato nel novembre dello scorso anno da Sergio Angori, che si era occupato però di una struttura specifica, una delle più remote, se non la più remota della città, gli asili Aliotti. Come più volte è stato detto, le conferenze mirano a delineare, anche se in modo episodico, le attività di acculturazione, nel senso antropologico del termine, ossia il complesso di attività volte a trasmettere in modo sempre più ampio e sistematico alle nuove generazioni il patrimonio dei saperi, attività delle quali la scuola poi è divenuta il mezzo più istituzionalizzato perché probabilmente il più efficace. Il ciclo di conferenze è stato promosso e progettato su incarico del Consiglio Direttivo della Società Storica da Giovanni Galli, che si è avvalso dell'aiuto di Alessandro Garofoli, Pierluigi Licciardello e mio. Il territorio aretino fu interessato negli anni 70 ed 80 dalla creazione di una vasta rete di asili nido e di scuole per l'infanzia, in connessione, con uno scarto di un decennio circa, con il boom economico che aveva portato alla nascita di una forte industria manifatturiera e diffusa soprattutto nei settori tessile, confezioni ed orafo, con una vasta occupazione femminile che trovava un'attività professionale forse per la prima volta in massa fuori dalle mura domestiche. A parlarne, come ho detto, sarà Mara Pepi, che è laureata in pedagogia presso l'Università di Siena e diplomata in vigilanza scolastica. Ha diretto per 20 anni i servizi educativi del Comune di Arezzo, dopo esserne stata insegnante e coordinatore pedagogico anche in altre realtà comunali. Ha svolto e continua a svolgere attività di formazione ed ha partecipato a convegni e seminari regionali nel ruolo di relatrice sulle tematiche educative dell'infanzia. Ora quindi va a Mara Pepi per l'istruzione prescolastica dagli asili nido alle scuole dell'infanzia. Intanto buonasera a tutti. Dunque, io cercherò anche di ripercorrere un po' la storia sia delle scuole dell'infanzia e anche degli asili nido, cercando anche di contestualizzare, no, gli interventi che nel tempo sono stati fatti. Vorrei da subito sottolineare questo aspetto, cioè l'idea che si ha del bambino fa nascere poi i servizi. Quindi parto dal Medioevo per dirvi che all'epoca l'idea di bambino non esisteva assolutamente. Il bambino era visto come un adulto in miniatura e tra l'altro, oltre che essere visto come un piccolo adulto, era poco protetto dai genitori, dalla famiglia, anche dal punto di vista affettivo. Era un'epoca in cui un bambino su tre moriva per le criticità di quel tempo e quindi i genitori evitavano accuratamente di affezionarsi a bambini proprio perché non sapevano poi se quel bambino avrebbe superato quella che era l'età critica. Premetto anche che era un'epoca in cui l'istruzione dei bambini finiva a 6-7 anni, perché in realtà era quella l'età dove i bambini venivano inseriti nel contesto lavorativo. Contesto lavorativo che se andava bene era quello di andare a fare il garzone in qualche bottega, poi se la situazione
era peggiore, in realtà veniva impiegato nell'agricoltura o addirittura nell'industria. Ma tornando al Medioevo, diciamo che negli anni successivi un attimino questa noncuranza nei confronti dei ragazzi e dei figli si affievolisce, nel senso che ci si comincia a preoccupare intanto di un aspetto, dell'aspetto anche estetico dei bambini. I bambini in realtà venivano vestiti come gli adulti, venivano rappresentati anche dal punto di vista degli artisti del tempo come degli adulti. E ci si preoccupa un attimino di più, e questo si può rilevare soprattutto nel 1300 e nel 1400 guardando anche le pitture dell'epoca. Nelle pitture dell'epoca si comincia a vedere raffigurate le famiglie, e nelle famiglie appunto c'erano anche bambini, oppure addirittura venivano fatti dei dipinti dei bambini defunti. Arriviamo poi agli anni 600-700, dove soprattutto nei ceti più agiati, quindi borghesia, nobili, sviluppano un senso di protezione nei confronti del bambino, anche se il tutto era risolto tra le mura domestiche, nel senso che i bambini stavano all'interno della propria famiglia, del proprio contesto, della propria situazione sociale. Erano i figli dei più poveri che non avevano protezione, che non avevano un contesto dove stare. Ma è soprattutto con la prima rivoluzione industriale, quindi negli anni a cavallo tra il 700 e l'800, che i bambini hanno necessità di trovare e di essere inseriti in dei luoghi che li possa accogliere. Purtroppo questo non era possibile perché non esistevano strutture che potevano accoglierli, se non delle sale di custodia. Le sale di custodia in realtà erano dei locali dove venivano ammassati i bambini dai 2 anni in poi, e che stavano in questi contesti con donne che non avevano nessuna formazione per stare con i bambini e che per pochi soldi accettavano appunto di accudirli. Questa diciamo è una situazione che genera degrado, che tiene ancora alto il tasso di mortalità per i bambini. Beh, arriviamo poi però al diciamo al Novecento. Arriviamo al Novecento e cambia completamente l'idea di bambino. Si comincia a pensare al bambino come a un essere che va educato, che deve stare in contesti per lui socializzanti e che soprattutto è portatore di potenzialità che l'adulto deve in parte custodire e promuovere. Tornando un passo ancora indietro, diciamo che la prima scuola dell'infanzia che noi troviamo nella storia risale all'apertura di una scuola da parte di Ferrante Aporti. Ferrante Aporti era un sacerdote che aveva avuto l'opportunità di studiare a Vienna, e proprio a Vienna erano arrivate quelle influenze culturali dall'Inghilterra. L'Inghilterra in realtà è stata, diciamo, la prima nazione dove è nata l'attenzione per i bambini, un'attenzione motivata sicuramente dal contesto economico e lavorativo. E proprio dall'Inghilterra, ad opera di Bell, che era anche lui un sacerdote, cominciò a sperimentare una prima scuola, adottando il metodo del mutuo soccorso, cioè i bambini più bravi insegnavano ai bambini meno bravi.
Questa, dicevo, influenza culturale arriva in Europa. Arriva in Europa e a Vienna, dove allora era Pestalozzi, che appunto insegnava, e Ferran Taporti era in quella scuola. Diciamo che Ferran Taporti pensa immediatamente di creare una scuola in Italia, e la prima scuola materna in Italia la fonda appunto il Ferran Taporti, ma era una scuola per solo 8 bambini, tra l'altro bambini di classe agiata, e siamo nel 1828. Il 1828 è la data in cui si riconosce a pieno titolo l'apertura di questa prima scuola dell'infanzia. L'anno dopo, nel 1830, il Ferran Taporti decide di aprire una seconda scuola. La seconda scuola è per 50 bambini e sono tutti figli di persone indigenti, sono però anche tutti maschi. E in questa scuola lui porta avanti come metodo, insegna, si occupa, diciamo, sia della parte intellettiva, della parte cognitiva, della parte morale e della parte fisica. Quindi questi erano i tre temi che lui sviluppava all'interno della scuola. Quindi la parte intellettuale, contestualizziamo anche il momento, i bambini a 6-7 anni venivano mandati a lavorare, per cui dal punto di vista intellettuale che cosa gli insegna? Gli insegna i primi rudimenti della scrittura, della lettura e del far di conto. Dal punto di vista morale pensa all'insegnamento della religione, e dal punto di vista fisico in realtà lui aveva un'attenzione particolare per quello che era il benessere del corpo, per cui attività ginniche, e con un'attenzione particolare per l'epoca anche all'alimentazione. Aveva fatto tutta una dieta per i bambini, preoccupandosi di non dare molti zuccheri, quindi aveva curato molto questo aspetto. Diciamo che poi il Ferran Taporti, dopo questa, diciamo, scuola che apre, dopo la seconda scuola, pensa anche che in realtà è necessario formare degli educatori, e nel 1832 apre una scuola per educatori di scuola materna. Apre questa scuola diciamo che è la prima scuola che però ovviamente si formano tutti sul metodo Portiano, quindi sul suo metodo, però insomma la grandezza della Porti sta soprattutto nel fatto che ci si preoccupa che all'interno delle scuole ci fosse personale preparato, cosa che fino allora nessuno si era posto il problema. Nel 1844 sempre la Porti viene chiamato da Carlo Alberto a Torino, e a Torino insegna all'università e dirige una scuola di metodo pedagogico. Quindi le teorie della Porti cominciano a diffondersi in Italia. Dopo questa, diciamo, l'apertura di queste scuole materne, il resto se ne occupa il clero, quindi è il clero che si occupa di aprire scuole soprattutto per togliere dalle strade i bambini, quindi per togliere i bambini dall'ozio, per togliere i bambini da un contesto che comunque l'avrebbe portati a fare anche cose non dovute. Quindi è il clero che si assume, diciamo, l'onere e l'onore di aprire scuole dell'infanzia. Nel 1800 noi troviamo invece, diciamo anche che il 1900 è il secolo del bambino, perché nel 1900 che grazie agli studi, alla psicologia, all'antropologia, alla pedagogia che rivendica il suo statuto, si comincia ad avere una visione dei bambini più estesa,
E quindi Rosa e Carolina Gazzi, e io cito Rosa e Carolina Gazzi perché non a caso sono quelle che nel 1895 intanto definiscono il nome di scuola materna, anche perché si è sempre parlato di asilo, e asilo in realtà è un termine che viene usato fino al 1930, però chi dà il nome di scuola materna, poi ripreso dal 444 del 68, sono le sorelle Agazzi. Le sorelle Agazzi che insieme a Maria Montessori nel 1898 si ritrovano a un convegno a Torino. E a Torino che discutono animatamente su, per esempio, le teorie ferbeliane, perché nel 1840 in Germania si erano state aperte dal Frebel i primi kindergarten, cioè i giardini d'infanzia. I giardini d'infanzia erano delle scuole, addirittura il Frebel le chiamava un po' palestre dove si allenavano i bambini insieme ai genitori, insieme agli educatori, in un clima, diciamo, abbastanza libero per i bambini. E Rosa e Carolina Gazzi erano molto critiche nei confronti del Frebel e diciamo che fondano una pedagogia fondata su altri principi. Intanto diciamo che rientrano anche loro, come la Maria Montessori, nella corrente di pensiero dell'attivismo, no? Quindi i bambini crescono attraverso la vita pratica, i bambini crescono attraverso la manualità, il fare, l'agire. I bambini hanno la possibilità di esprimersi se in contesti liberi, dove possono al meglio promuovere le loro potenzialità. Rosa e Carolina Gazzi aprono questo asilo a Monpiano. È un asilo che ospita una quarantina di bambini. E famose sono anche per il famoso museo didattico, no? Che Rosa e Carolina Gazzi utilizzano come strumento perché i bambini si avvicinano ai piccoli oggetti per conoscerli, per maneggiarli, per prenderne possesso. E quindi la teoria gazziana è anche una teoria che si diffonde in Italia e che in qualche modo anche la 444 riprende. Nel 1905 invece Maria Montessori, primo medico in Italia, ma anche pedagogista, ma anche neuropsichiatra, viene invitata a Roma da un imprenditore. Un imprenditore che aveva costruito 58 appartamenti nel quartiere di San Lorenzo a Roma, ed è in questo quartiere che si trasferiscono molte coppie genitoriali con dei figli, e quindi questo imprenditore dà a Maria Montessori l'incarico di aprire un luogo per i bambini. Maria Montessori apre la prima casa dei bambini. E notate, è una differenza, ma non è di poco conto. Lei apre una casa dei bambini, non una casa per i bambini, ma dei bambini. Quindi aprire una casa dei bambini ha voluto dire partire da un presupposto che il bambino ha un potenziale psichico che va sviluppato, ma che il bambino sviluppa liberamente se in contesti dove la motivazione gli permette di fare apprendimento. Maria Montessori ne cura anche l'arredamento. L'arredamento delle case per i bambini è un arredamento a misura di bambino, dove il bambino all'interno può essere autonomo e sviluppare tutta quell'indipendenza che è il punto cardine della pedagogia montessoriana. La Montessori riconosce anche il valore alla partecipazione dei genitori al contesto della scuola, ma fa di tre elementi fondamentali il suo punto importante. E i tre elementi su cui lei si basa, e io di qui questo ne parlo anche perché è poi questa scuola che noi abbiamo preso a modello ad Arezzo, nelle scuole dell'infanzia aretine e nei nidi. I tre elementi essenziali, diceva appunto, della Montessori sono appunto l'ambiente, l'adulto e dunque l'ambiente, l'adulto e materiali.
L'ambiente, perché dicevo, l'ambiente deve sviluppare autonomia e indipendenza nei bambini, per cui è importante che il bambino si trovi in un contesto dove tutto è alla sua misura. I materiali sono materiali appositamente costruiti per sviluppare le competenze dei bambini. Quindi le competenze occhio-mano, le competenze sensoriali, le competenze cognitive, e il bambino lo può fare attraverso dei materiali che gli danno l'opportunità di crescere sviluppando competenze sempre più raffinate. Quindi materiali che vanno dal semplice al difficile, dal facile al complesso, cioè applicando le tassonomie. Le tassonomie sono un elemento che è entrato nelle nostre scuole negli anni Ottanta, grazie appunto ad una formazione che ad Arezzo abbiamo fatto costantemente con il Centro Nascita Montessori prima, con la Grazia Neuger Fresco, con la Vincenza Fredda e poi per il Nido invece poi abbiamo lavorato anche molto con Eleanor Goldsmith, che era una pedagogista inglese. Quindi, dicevo, nel 1905 si apre questa prima casa dei bambini nel quartiere San Lorenzo a Roma e nello stesso anno, sempre nello stesso quartiere, si apre una seconda casa. Vorrei anche aggiungere un aspetto che non è di poco conto. Maria Montessori, la pedagogia di Maria Montessori, oggi è seguita in circa 65.000 scuole. È una pedagogia che ha avuto successo soprattutto negli Stati Uniti, dove nasce poi il pensiero dell'attivismo con John Dewey e ha rappresentato poi tutto quello che è stato anche in Italia tutto il discorso delle scuole nuove. Siamo al 1905 sono altre conoscenze che entrano in gioco: la psicologia dell'età evolutiva, l'antropologia culturale, e sono tutte conoscenze che permettono di accrescere le competenze e di permettere a quello che doveva essere l'educatore quell'autoriflessività, che è l'elemento fondamentale perché uno svolga il ruolo di educatore o di insegnante, come meglio si voglia chiamare. Arriviamo poi al periodo Novecento, non possiamo non dire che era anche in voga il pensiero gentiliano, no? Neodealismo, periodo che dura ovviamente per tutto il periodo fascista e di cui il rappresentante massimo è Giovanni Gentile è anche ministro della pubblica istruzione dal 22 al 24, è anche un filosofo che nega la pedagogia e che ha come idea invece lui non diceva che era la filosofia che contava, la pedagogia non aveva senso, che l'arte e la religione erano le due materie importanti da insegnare, educazione direttiva, quindi lezioni frontali, era importante il soggetto dell'insegnamento e non tanto l'oggetto dell'insegnamento, cioè siamo in antitesi praticamente con quelle che erano le teorie della Montessori, perché con la Montessori nasce l'educazione indiretta. Educazione indiretta che significa che il ruolo dell'adulto è un ruolo di regia, di osservazione dei bisogni del bambino per predisporre un ambiente che lo possa in qualche modo motivare e promuovere, quindi, e dargli opportunità, promuovere la sua crescita accompagnandola. Per la Montessori l'educatore è un custode del bambino, non è quello che accultura il bambino, quindi due concezioni completamente diverse. Ma diciamo anche che queste scuole nascono poi con ovviamente idee diverse e diversificate. Anche ad Arezzo nel 1860 nasce la scuola Aiotti, grazie appunto a Francesco Aiotti,
e che era un patrizio aretino che venne invitato ad aprire appunto una scuola per i bambini più poveri. Nel 1939 Santa Maria Consolatrice. Nel 1950 nascono le scuole CIF, Centro Italiano Femminile, che nel 1950 ha per vocazione il sociale e quindi comincia a lavorare in città per i bambini. Poi ci sono anche realtà tipo come quella di Rigutino, la scuola Meacci di Rigutino, che erano scuole che magari venivano donate come edifici alla parrocchia e poi la parrocchia si preoccupava all'interno della scuola appunto di creare un ambiente che potesse permettere a bambini di entrare in contesti educativi. Questo è quello, diciamo, che è successo in città, e questo fino al 444 praticamente del 1968.